Andrew's theme is this relationship between the brothers. And having been fortunate enough to meet the Bilski offspring, the sons, the nephews, they are an extraordinary family. They're incredibly physical, they're tactile, they're loud, emotional. And this, it's so important to bring this out in the film, because we all guessed, I think, and rightly so, is that the energy to keep going for this length of time, to survive for this length of time under these extraordinary situations, comes from a very deep place within inside of these people. And it is, it's love, it's aggression, it's passion. Ultimately, it's about forming family. And the decision to stop fighting and to form family is a very important one. Ma di fondo il rapporto fra i tre fratelli è questo rapporto che poi è fuso, che ha dato energia, e io ho avuto la fortuna tra l'altro di incontrare i discendenti di questi tre fratelli, dei Bilski, i figli e i nipoti, che sono persone che si esprimono estremamente proprio in maniera fisica, sono persone che tendono a esprimere le loro emozioni, quindi a essere molto, molto presenti in questo senso, e sono anche molto rumorose, e questo secondo me è una delle spiegazioni della ragione per la quale, e quello che poi abbiamo cercato anche di trasferire, di trasfondere nel film, di rappresentare. L'idea che queste persone siano riuscite ad andare avanti grazie anche e soprattutto a questa energia che le ha spinte e le ha portate a sopravvivere, questo qualche cosa che viene da un luogo profondo, da una parte profonda dentro di loro, e che quindi questo è l'elemento, l'amore, l'aggressività, la passione, la spinta a creare una famiglia, a metterla insieme, è quella che li ha mantenuti in vita e che li ha spinti ad andare avanti. Buongiorno, Daniel Greg. Allora, intanto volevo chiedere se è vero che per fare questo film si è dimezzato il compenso, poi se... Lei ha detto che... Come meno, attore, anche meno qualcosa. Poi lei ha detto che come attore le interessa lo spirito umano, no, del personaggio, per cui qual è lo spirito umano di James Bond, chiedevo, di 007? E poi che cosa le piace del cinema italiano, che cosa conosce, se conosce qualche attore, regista, insomma, che cosa le piace? I don't know enough to tell you today, that's for sure. I look for the complexities, the ambiguity in characters, and there is a huge moral ambiguity within these characters, which I find incredibly attractive. Because the truth of the situation is that they've had to probably do terrible things to survive, and we try not to shy away from that in this film, because I think it's just as important to tell the story to make an audience judge for themselves. The one abiding question is what would I do in that situation? How would I react? And if an audience goes away with that question in their mind and discusses and has a debate for an hour, for half an hour after this film, then I consider myself our job well done, because I know what I do myself, but beyond that I don't. We did the movie for love. Money was not an issue on this film, and still isn't an issue on this film. It was done because I've always wanted to work with Ed Wynn. He got together a fantastic cast. It's a great story. It's a new story. As an actor, I would be happy to fully turn it down. Quello che cerco come attore è sempre sono le complessità, le ambiguità che sono presenti nel personaggio, e quello che abbiamo cercato di fare anche in questo film è quello di dimostrare, non ci siamo tirati indietro, ci sono ovviamente delle cose orribili che i personaggi fanno, che commettono, ma noi non abbiamo cercato di nasconderle, abbiamo sempre cercato di dare la verità delle situazioni, anche perché io credo che sia importante che sia poi il pubblico stesso, in un certo senso, a giudicare e a decidere.
La domanda che ci siamo sempre posti, continuamente posti e sempre tenuti presenti è: che cosa avrei fatto io in una circostanza simile? Come avrei reagito? Cosa avrei fatto? E se il pubblico se ne torna a casa, esce dalla proiezione e dopo questa, magari per mezz'ora, per un'ora, per un quarto d'ora discute o riflette su questa cosa, beh, allora siamo contenti perché abbiamo in un certo senso raggiunto l'obiettivo. E per quello che riguarda l'aspetto economico, questo film è stato fatto per amore e non per soldi. Ancora adesso i soldi non erano un problema allora, non sono un problema adesso, perché la cosa che io ho sempre desiderato fare era lavorare con Netflix. Lui aveva messo insieme un cast così fantastico, così eccezionale, la storia era così bella che sarebbe stato veramente stupido non partecipare. No, scusate, del cinema italiano ovviamente ne so molto poco, non ne so abbastanza. Ne so abbastanza ma non abbastanza. Al signor Rodenio, solo una domanda. Sì. Negli anni 60, tra uno 007 e l'altro, Sean Connery fece un film molto bello e anche molto duro che si chiamava La collina del disonore, credo che in Inghilterra fosse The Hill, solo la collina. Ecco, vorrei chiedere a... No, lui dice che era prima. No, tra uno 007. Ecco, si può dire che questo film sia in qualche modo il risultato di una scelta simile, ed ora in poi come sceglierà i film da fare quando non sono gli 007 ogni due anni o ogni tre? I don't have a conscious I don't make a conscious effort to react to one film. I've never done it. I've been making films for a long time now, and I react on the material that I read, on the material that's put in front of me. I never think I should do this because this should, as a reaction to something I've done before. I think that would be the enemy is the enemy of art. It's never been satisfying when I've done a job because I thought I should do it. I've only ever done a job because I was wanted and loved to. I've loved to have done it. Ma io ho sempre operato le mie scelte in maniera assolutamente, da questo punto di vista, non cosciente, cioè vale a dire, non tenendo conto di questo pensiero, nel senso che la mia reazione, la mia risposta ad una proposta che mi viene non è basata su quello che ho fatto prima, su quello che dovrò fare, semplicemente è una reazione istintiva alla lettura della sceneggiatura, alla lettura del materiale. Quindi non ho mai fatto un film pensando devo fare questa cosa diversa per distinguermi da quello che ho fatto in precedenza, anche perché così secondo me non fai affatto un buon lavoro. Io credo che il risultato, ormai sono tanti anni che faccio cinema, quindi la mia scelta è sempre stata basata su questi termini, il risultato di un film fatto per dovere più che per desiderio o per volere è sicuramente un risultato pessimo, quindi le mie scelte sono sempre state basate sull'attrazione che provoca in me la sceneggiatura a prescindere dal personaggio. Siamo all'ultima domanda e dopo andiamo avanti con il gruppo delle radio. Volevo chiedere alla regista Grant, lei si è dimostrato competente ma anche appassionato appunto alla capacità del cinema di raccontare le storie, e volevo chiedere se aveva visto il film Panzer con Bashir, che racconta un evento storicamente più vicino, non quello di Defiance, ma insomma che cosa ne pensava. I'm sorry, I haven't seen it. Yet I want to. I've been busy selling this movie. I've heard extraordinary things about it, and I'm very interested in it, but I haven't been able to see it yet. No, mi dispiace, purtroppo non ho avuto ancora modo di vederlo perché sono stato parecchio impegnato nel promuovere e vendere questo film. Ho sentito dire delle cose straordinarie, bellissime su questo film, quindi lo vedrò sicuramente, lo voglio vedere. Io ora non posso commentare perché non lo so. Grazie, prego le radio di avvicinarsi.